Buonasera. Parto con Mazzocchi, Francesca Mencacci, La Nazione. Che vuol dire questo approdo al Perugia, definitivo, a titolo definitivo per te? E un'altra domanda, leggendo un po', sei un giocatore anche abbastanza duttile, quali sono i ruoli che hai interpretato e qual è quello, insomma, che, nel quale trovi meglio? Ciao, buonasera. Mi posso alternare anche come quinto di centrocampo. In passato ho fatto anche il terzo di attacco. Approdare a Perugia a me vuol dire un passo importante sicuramente nella mia vita, che sicuramente con Mister Nesta mi farà crescere tantissimo. Nicolò Brillo, sportperugia.it. Una domanda ad Andrea, ti chiedo innanzitutto la scelta di Perugia, se è stata immediata a gennaio nonostante poi il prestito per 6 mesi sei rimasto a Reggio Calabria, e poi se ti piace giocare come spalla di un attaccante o proprio come vera prima punta dentro l'area di rigore. Buonasera a tutti. Il mio approdo qua a Perugia è stato subito immediato, quando il mio procuratore a gennaio mi ha detto che il Perugia mi cercava fortemente. Io non ho esitato un attimo ad accettare questa proposta, perché Perugia sappiamo tutti che piazza importante è, il suo passato importante che ha vissuto, quindi non ho esitato un attimo. Per quanto riguarda il gioco, ma io anche l'anno scorso a Reggio giocavamo con due punte. Io principalmente ero la prima punta e poi c'era un altro giocatore che, diciamo, che mi gira intorno, quindi preferisco fare la prima punta di peso, come si dice. Per Mazzocchi, buonasera. Domenico Cantarini, Corriere dell'Umbria, Rete Sole. Vieni da, diciamo, da diverse stagioni, 4 se non sbaglio, 3 o 4 con 3 col Parma, insomma, e quindi è stato un percorso anche graduale ma ricco di soddisfazioni, immagino. È un cambiamento importante, dicevi prima giustamente che è un cambiamento importante, ma lo vedi però come un salto di qualità per te, e sai come si vince, quindi se ce lo dici. Ciao, buonasera. No, a Parma ho vissuto comunque una realtà importante, ma sono veramente felicissimo di fare parte di questa società, che, come ha detto il mio amico, ha vissuto di un passato ricco di emozioni e da cui sono passati veramente tantissimi campioni. E per me è solamente un onore fare parte di questo progetto importante di quest'anno. Tanto se ci dite magari se avete un modello di riferimento, insomma il classico, nei rispettivi ruoli, a chi vi ispirate. Ma adesso ce l'avevo, adesso non ce l'ho più. Perché prima esterno d'attacco io mi ispiravo a Ronaldo, ma adesso mi devo ispirare a un'altra persona. L'hai trovato? Beh, è arrivato qua, è abbastanza vicino. Io guardo tutti i giocatori, quindi cerco di prendere un po' spunto da tutti e poi cerco di mettere in mostra quello che cerco di prendere guardando gli altri. Per Bianchimano, Antonello Ferroni del Messaggero. Il Perugia sta preparando questa prima settimana di lavoro, abbiamo visto, lavorando sulla difesa 4, giocando penso l'impostazione con il trequartista. Non so se ci sono altre opzioni che state già prendendo in considerazione, se è ancora presto per questo, che non è il modo ideale per una prima punta di peso per giocare, no? Magari tu gradisci di più, immagino, i due esterni che vanno sul fondo. È una... Sì, quello sì, però ero anche abituato con la difesa 4, quindi ci adattiamo, non è un problema quello. Dico però, nel caso ovviamente potresti essere tu un'arma per cambiare anche gioco in corsa, questo ci hai pensato, è una opzione di cui hai parlato? No, quello poi sarà il mister col suo staff a decidere le sorti durante la partita. Senti, un'altra cosa, girano delle sirene su di te, nel senso che in Lega Pro sei un bomber affermato, tra virgolette, in B ancora devi ovviamente... Affermato mica tanto. Beh, in Lega Pro qualche golletto l'hai fatto, sì. No, la regia.
Ecco, no, voglio dire, ci sono delle richieste, le prendi in considerazione, ritieni che comunque non siano neanche... Ho letto perché so delle notizie che sono uscite, però non ci ho mai dato peso più di tanto, perché poi sta il mio procuratore a decidere il mio futuro, diciamo. Quindi per adesso sono qui a Perugia, sono contento di essere qui e cerco di dare il massimo per questa maglia. Per Mazzocchi invece sei, si può dire, uno dei primi calciatori che ha fatto, diciamo, che ha fatto parlare di sé prima ancora che sul campo, sui social. Si può dire, tu da ragazzino avevi... Sì, no. Sì, no. Si può dire, perché ormai tanto lo fanno in tanti, ma poi dopo hai fatto benissimo anche sul campo, non mi fraintendere, però si può dire che sei un calciatore moderno, nel senso sei comunque uno che ha un modo di giocare che diciamo, è perfetto per il calcio moderno, per il calcio di oggi. Ma sicuramente il calcio moderno è ispirato più sulla corsa, no? Io sono uno che tende tanto a correre, tanto a sacrificarsi per la squadra. Quindi quest'anno ci dobbiamo mettere sotto e dare il massimo in ogni allenamento, perché l'allenamento viene prima della partita, e dare 110% nelle partite. Soltanto così si può fare il risultato. Sì, buongiorno, benvenuti a Perugia. Io sono Giancarlo Pacini, Umbria TV, e una domanda semplice per entrambi. Le prime sensazioni in questi primi giorni, in questo nuovo ambiente che ci auguriamo sia... una stagione davvero trionfale per ognuno di noi. Buongiorno, cioè sicuramente sono delle emozioni che prima, io parlo personalmente, non avevo mai vissuto, perché arrivando da un campionato di Serie C, che sicuramente è importante, però facendo un salto così importante di categoria, sicuramente è un'emozione molto, molto importante. Poi anche passeggiando prima nel museo, vedendo quelle foto del passato, di immagini, video che scorrevano sulle TV, è un qualcosa da pelle d'oca. Quindi io cerco di dare il massimo per questa maglia, ringrazio il presidente della società che mi ha dato fiducia e cerco di ripagare nel miglior modo possibile. Ciao, buonasera. Quando sei da un sacco di tempo in una città, no? E poi ti sposti all'improvviso, tendi a trovare delle difficoltà che qui a Perugia ancora devo trovare. Sono approdato in un gruppo comunque di ragazzi che mi stanno facendo ambientare subito. Sono qui da circa 2 settimane, ho già imparato quasi tutte le strade di Perugia e mi trovo veramente bene. Non resta altro che mettersi in fatica, sudare per questa maglia e regalare, speriamo, regalare ai tifosi gioie che si meritano. Buonasera, benvenuti, Giulio Nardi di TEF Channel. Allora, domanda per entrambi. Pasquale Mazzocchi, voglio chiedere come si abbinano le caratteristiche sue con alle idee di gioco di Nesta, se c'è stato un po' di dialogo in questi primi giorni di allenamento, qual è un mini bilancio che lei fa personalmente di queste prime sedute di allenamento qui a Perugia? Ma sicuramente è ancora presto per dare un'identità alla squadra, no? Stiamo lavorando da 2 settimane, poi il mister con la sua esperienza saprà dare un'identità alla squadra. Come ho detto prima, io sono un giocatore che si sacrifica tanto e a questo il mister piace tanto. Non abbiamo parlato tanto, ma ci intendiamo. Chiaramente la felicità di raggiungere una grande piazza che è Perugia, premettiamo questo. Forse c'è una punta di rammarico di non aver così assaporato l'atmosfera della Serie A. Lei viene da 3 promozioni in 3 anni, quindi insomma ha fatto un'escalation con il Parma, probabilmente questa Serie A se l'è meritata anche lei, no? Ma sicuramente, io penso che il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio è quello là di approdare nella massima serie, no? Loro, il Parma non mi ha voluto dare fiducia, cosa che ho trovato qua a Perugia, e per questo cercherò di veramente dare il massimo e far capire che loro hanno sbagliato nei miei confronti. A Bianchimano voglio chiedere quanto conosce Perugia, città di Perugia, se c'era già stato, se ha delle conoscenze, quanti giocatori conosce che aveva già magari incontrato in precedenza? No, per me è la prima volta che approdo qua a Perugia. Ho fatto solo 3 settimane, diciamo, di ambientamento nel mese di maggio-giugno,
ho avuto modo di conoscere qualche calciatore che è rimasto e un po' d'ambiente, un po' da città. Peraltro era proprio la prima esperienza. Una domanda per Mazzocchi, volevo chiederti se l'ex grifone Jacopo Dezzi quest'ultimo anno a Parma ti ha parlato di Perugia, in caso cosa ti ha detto, e poi per tutti e due se il numero di maglia sarà quello che vediamo qua sulle magliette. Ma sì, Jacopo mi ha parlato, ci ho parlato prima di venire qua a Perugia per sapere un po' di cose su questa città, e lui ne ha sempre parlato benissimo, si è trovato veramente bene e mi ha detto che andrò in una società e in una piazza veramente spettacolare. Per il numero, guarda, non ti so dire ancora nulla, però l'idea è quella. Però io comunque sono l'ultimo arrivato e mi devo accertare ancora delle cose. Ci sarà 20? Sì, per me penso di sì. Ultimissima cosa, una curiosità, perché sì. Per Andrea, perché hai detto che hai fatto un ambientamento, però tu hai anche un po' assaggiato il clima della scorsa stagione, se non sbaglio, perché sei stato qui per fare le visite mediche, poi hai fatto qualche allenamento, se non ricordo male, insomma, io t'ho visto, poi non so. Allenamenti che ho fatti a maggio, con Nesta, insomma, sì. Credo ci fosse già Nesta. Sì, prima della partita di Venezia. Esatto, ecco, questo volevo capire se, diciamo, c'era un clima particolare, chiaramente, certo. Perché era la fine della stagione, però è stata una stagione molto, molto complicata, ecco, ti chiedo, adesso si riparte da zero, ma insomma, se sei nello spogliatoio, ecco, c'è ancora qualche... possiamo dire qualche scoria della stagione passata, comunque ma ci voglia di rivincere. Non credo ci sia qualche, cioè non credo sia rimasta qualche scoria, perché ormai quello che è passato, questa è una nuova stagione, come ha detto lei, ripartiamo proprio da zero con un gruppo nuovo, mister nuovo, diciamo, perché anche lui ha le prime armi con questa squadra, e niente, noi cerchiamo di dare il massimo già da questo ritiro per arrivare all'inizio del campionato nel migliore dei modi, e poi ci mettiamo in corsa anche noi. Grazie. Volevo chiedere sia a Mazzocchi che a Bianchimano quali possono essere gli obiettivi di questa squadra. Melchiori ha parlato di un obiettivo minimo, che è quello dei playoff. Si può alzare l'asticella, cioè si può puntare qualcosa di più importante secondo voi, in attesa chiaramente che la squadra venga delineata sulla base delle operazioni di mercato in corso? Ah, guarda, ti sembrerò un po' banale, no? Ma io mi pongo degli obiettivi settimana per settimana, io sono uno che punta su ogni partita, quindi se l'obiettivo della società è quello di approdare playoff, noi faremo di tutto per approdare playoff, poi si vedrà. Salve, benvenuti ad entrambi. Pietro Cuccaro, ombreonno.it. Volevo chiedere a Mazzocchi, non voglio metterti in difficoltà, se ti va di raccontarcelo, che aria si respira a Parma dopo la notizia del deferimento, visto che è un procedimento sul quale certo. Molti hanno gli occhi puntati, no? Ma guarda, questa cosa non lo so, perché comunque adesso non faccio più parte del Parma Calcio, faccio parte del Perugia Calcio, quindi faccio fatica a parlarne, ti dico la verità. Però so che si respira un'aria non leggera. Sono preoccupati? Sì, ma sicuramente, però è una cosa di poco grado. Grazie. Io spero che finirà nei migliori dei modi per loro, perché anche loro sono tifosi che non si meritano questa cosa. Ah, ci mancherebbe. A entrambi, avete avuto altri allenatori prima di Nesta. Noi stessi siamo alla scoperta di Nesta, non lo conosciamo bene ancora, quindi voglio sapere da voi che cosa ha Nesta di peculiare come allenatore e che cosa vi sentite che vi può dare, ovviamente anche dall'alto della sua straordinaria carriera da giocatore. Ma io ne parlavo prima, il mister è un allenatore che interagisce tanto con i giovani, quindi questa è una cosa importantissima e sicuramente già inizia da 10 punti di vantaggio a favore suo. Secondo me, a me può dare tanto, perché comunque sono un difensore, la sua esperienza mi può dare veramente tanto, e spero quest'anno di mettere qualcosa nel mio bagaglio di esperienza insieme a lui. Penso che abbia già detto tutto il mio compagno.
è un ottimo allenatore, nonostante sia alle prime armi in questo campionato. Sappiamo tutti che tipo di persona è, che passato ha vissuto, nel senso che ha vinto già praticamente tutto con la nazionale, con Milan, e quindi è un ottimo allenatore. Speriamo che, come ha detto il mio compagno, che ci aiuti in tutto e per tutto.